Buongiorno a tutti, sono Danilo, alias Danny Glotta Traveler, e questo è il secondo video che dedico al viaggio che ho fatto in Sudafrica. Sono andato al Waterfront, è un po' la zona dei fighetti di Cape Town, ricchi, molto molto ricchi. Non abituatevi troppo alla ricchezza di questo quartiere perché, insomma, come vedrete nei prossimi video a Cape Town ci sono dei posti anche molto ma molto poveri. Fortunatamente sono riuscito a catturare qualche video. Un poliziotto mi ha fermato e mi ha chiesto che cosa stessi facendo. Per poter fare video al Waterfront è necessario un permesso speciale. Ho fatto una mini crociera, ne è valsa assolutamente la pena. La crociera si è svolta su una piccola barca a vela, io ho deciso di mettermi a prua. L'equipaggio ovviamente mi ha avvisato che c'era la possibilità di bagnarsi. Facevo le riprese, vedendo questo bellissimo cielo, vedendo il mare, sentendo la brezza sul mio viso, mi sono bagnato tutto. Dopo l'uscita in barca ho cercato di nuovo di fare qualche piccola ripresa di nascosto. Vedevo che tutti i turisti in realtà facevano foto e facevano video, quindi probabilmente il poliziotto ha fermato me perché avevo la faccia con scritto "rompimi le palle". Mi sono fermato 5 minuti perché ho incontrato un gruppo di cantanti molto bravi che cantavano per la strada. Ho fatto un salto alla Nobel Square, dove ci sono tutta una serie di personalità importanti per la storia del Sudafrica. Il mio stomaco stava borbottando e così inconsciamente mi sono ritrovato nel posto giusto al momento giusto. E lì vicino alla Nobel Square c'è un mercato di fascia abbastanza alta, comunque ci smollerete abbastanza soldi, però devo dire molto buono. Ho mangiato un bel piatto di pap, è una specie di polenta molto più densa a base di farina di mais e acqua. Ho mangiato anche biltong, è la carne secca sudafricana. La troverete ovunque in Sudafrica. Dopo sono andato all'acquario di Città del Capo. Ho letto delle recensioni talmente tanto positive su questo acquario che ci sono andato. In particolare sono rimasto sbalordito dai granchi giganti, molto regali, e sono rimasto davanti a questi granchi giganti almeno 20 minuti. Tanti ho visto squali, ho visto questi pesci che hanno un'espressione umana. Sono andato nella stanza delle meduse. Traz essa beleza de mãe Africa, traz as melodias lindas no cantar, traz a natureza. Ho anche spiato una coppia di vecchietti molto teneri. A cota da noite sempre lhe cai bem. Dopo la sfiga avuta il giorno prima, dovuta a questo incendio che ha praticamente tappato la Table Mountain, sono andato al Signal Hill. Ragazzi, andate assolutamente al Signal Hill, ci sono stato un paio d'ore, è veramente bellissimo. Spero che il mio video vi sia piaciuto. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al mio canale, condividete il video, perché no, oppure mandatelo a chiunque sia interessato a Sudafrica. Troverete come sempre sotto delle informazioni utili per chi voglia fare un viaggio in Sudafrica. Statemi bene, ciao!